Un progetto inerente al sociale che ho voluto fortemente finanziare all'Unione Italiana Ciechi perché da circa 20 anni non si finanziava questo corso che io ritengo fondamentale per centralinista, esperto RUP, perché c'è sempre più richiesta nel mondo del lavoro. Io voglio includere anche queste persone ipovedenti e non vedenti. Quindi sicuramente una notizia buona, ho reperito dei fondi, l'ho destinata a questa associazione per cercare di andare incontro a queste persone che hanno logicamente delle disabilità visive. Ma non sono solo queste le iniziative a favore degli ipovedenti e non vedenti, perché mettiamo come Regione Abruzzo, anche sul mio impulso, fondi per l'assistenza scolastica, fondi per i Braille affinché possano leggere libri e soprattutto diamo un fondo per le spese di funzionamento. Quindi siamo una regione modello al riguardo e vogliamo continuare in questo modo a garantire dei servizi e soprattutto con questa iniziativa di oggi, la formazione, cercare di inserirle nel mondo del lavoro. Fanno parte delle categorie protette, vogliamo che anche loro siano incluse da ogni punto di vista, rimuovendo ogni forma di barriera. Sono circa 50.000 euro. C'è un avviso che sarà pubblicato dall'Unione Italiana Ciechi, ci sono una serie di requisiti da rispettare, però è un'iniziativa, come dicevo, che non si faceva più da circa 20 anni. Appena me l'hanno detto, mi hanno sollecitato, io sono stato subito sensibile alla problematica e ho voluto fortemente che si finanziasse così come abbiamo finanziato.